di percezione o, come dice Borgonovo, in verità chi riceve poi è così costretto a sottostare alle direttive e alle indicazioni che, insomma, sembrano delle cose più forzate che dei benefici. Ma guardi, c'è un aneddoto a proposito dell'agricoltura. Si dice che in Europa si regolamentano i cetrioli, tutti gli anti-europeisti. C'è stato chi è andato a vedere cosa succede in un altro mercato unico, quello degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti i cetrioli sono regolamentati più che in Europa. Voglio dire, è evidente che se tu hai un mercato unico devi avere delle regole uniche. Dopodiché, sull'agricoltura in particolare, il bilancio europeo è impegnato ancora oggi, e lo sarà anche nei prossimi 7 anni, per oltre un terzo, non sulla tecnologia, sul digitale, lo spazio dove ci saranno la ricerca per il futuro, è impegnato in sussidi all'agricoltura. Ma c'è un altro elemento che viene sottovalutato. L'economia italiana, cioè i posti di lavoro, oggi sono concentrati quelli migliori nelle aziende che esportano, che partecipano ai mercati in crescita. I principali paesi dove vanno i prodotti fatti in Italia sono la Germania e la Francia. Quindi stare nel mercato unico è un enorme vantaggio per l'Italia. In più, stare nella moneta unica ha consentito a un paese iperindebitato per mandare in pensione i sessantenni contro i giovani del futuro. Non è che ci siamo indebitati per fare autostrade, manutenzioni, banda larga, per mandare in pensione la gente a 60 anni. In un paese iperindebitato, per fortuna, noi paghiamo tassi di interesse a chi ci presta il denaro molto bassi. Il vero rischio, e chiudo su questo, è che ormai da questa settimana siamo diventati un paese meno affidabile della Grecia, cioè chi presta i soldi alla Grecia vuole un interesse più basso Allora, di chi presta i soldi però il all'Italia. punto È è un questo, problema però non è tutto che noi italiano, dobbiamo uscire, l'Europa ci scusate, non è aiuta, che siamo dobbiamo noi che non ci uscire aiutiamo. dall'Unione Europea, cioè non stiamo parlando, avete citato il MES, cioè qui non si tratta di uscire dall'Unione Europea, così come gli stati di Visegrad non vogliono uscire Ah dall'Unione no, certo, Europea, ne approfittano. fanno delle contestazioni che sono legittime sugli immigrati, ad esempio, sulla gestione Però dei diciamo migranti che che è la stata costruzione di fallimentare muri sui confini fino ad oggi. contravviene all'idea di una, Beh, contravviene anche il unione fatto che doganale. certo, contravviene anche il fatto che la Francia abbia chiuso le frontiere, contravviene anche il fatto che la Merkel abbia fatto un accordo con la Turchia pro domo sua, Il contravviene il prodomo fatto che di la stessa tutti. Merkel vada in Niger a dare soldi perché non arrivino gli immigrati, tutto questo Allora, contravviene alla logica del mercato comune. Il problema del è MES stato è fatto che, anche in certo, Libia. noi. È stato fatto anche in Libia, certo, infatti è sbagliato perché ogni paese fa i fatti suoi e Ci in vuole alcune più Europa, su situazioni, questo siamo in alcune d'accordo. Ci situazioni vuole tipo più quella del Europa. Più Europa, Siamo d'accordo. meno Europa.